E sulla bellissima voce e la musica di Dagmar e Valentina inizia il quarto appuntamento della settimana con le cantine di Platone. Ben ritrovati. E in questa settimana, insomma, abbiamo conosciuto l'autrice che ci è venuta a trovare qui alle cantine di Platone a parlarci del suo ultimo libro. Io ho il grande piacere di presentarvelo ancora, Fiorenza Brunetti. Ciao Fiorenza. Ciao. E ben ritrovata. Spero che tu, insomma, stia bene, ti Benissimo, trovi bene grazie. Qui. Ok, molto perfetto. Bene. Ho notato, ah guarda, hai gli occhiali abbinati al colore della biglia, è fantastico questa cosa, meravigliosa. Perché avevo visto un'intervista dove avevi gli occhiali rossi con il maglione sì, rosso, ho detto guarda sì, che bello, sì, vedi? Sì. Mi piace cambiare gli occhiali dal momento che devo, sono costretta a portarli, almeno che ogni tanto abbia una montatura. È molto bella questa cosa, vedi? Ecco, mi ha fatto la sorpresa. Allora, 24 dicembre, Fiorenza Brunetti, ne abbiamo parlato in questi giorni, è un romanzo, è una storia di una donna, Lisa, una giornalista quarantenne che si trova a dover fare i conti con il proprio passato, perché insomma la vita non è stata molto semplice per lei, nonostante sia diventata una giornalista affermata e di successo, comunque arriva a un certo punto della sua vita in cui si trova veramente a riaprire la scatola dei suoi ricordi, metaforicamente ma anche fisicamente, certo, e guardare in faccia quelli che sono appunto i fantasmi del passato. E proprio su questo voglio collegarmi all'argomento con cui ci siamo lasciate nella scorsa puntata. C'è un concetto che a me piace moltissimo, infatti appena ho letto la presentazione del libro mi sono buttata subito nella lettura perché ho detto è meraviglioso. E c'è un concetto di questo libro che parla appunto di una situazione in cui ognuno di noi poi ci si trova nella vita, perché ognuno di noi ci si trova purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, sì, e a dover far fronte a delle problematiche nella propria vita. E il dolore che insomma queste situazioni possono provocare, abbiamo due scelte, o far finta di nulla, o guardarle in faccia in un certo senso, solo che la prima forse sembra, è una sorta di, come dire, di scudo protettivo fittizio, perché poi il concetto che mi piacerebbe passasse, e credo vorrei chiederti se ti ritrovi in questo, è il seguente. Secondo me il dolore, per poterlo superare, va attraversato, va guardato, va accettato, e poi da lì si può parlare di trasformazione del dolore. Magari da quel dolore si può anche rinascere migliori di come certo, eravamo prima. Anche perché io dico sempre, puoi andare in capo al mondo, ma i tuoi fantasmi ti raggiungeranno sempre, fino a quando non hai il coraggio ti di guardarli in dentro, faccia. Te li porti dietro. Te li porti dietro. Ti ritrovi in questo. Io certo, ci ho letto questo, sì, e ci ho rivisto molto. Sì, è assolutamente così. Ma la sola cosa, anche però la prima scelta non è proprio un far finta di niente, è molto, forse più doloroso quello. È quello che volevo dire, ecco, forse quindi non è un far finta di niente. È uno scudo che in maniera fittizia ci protegge. Sì, in apparenza può sembrare più semplice così, perché ci si sente protetti appunto da questo scudo, ignorare le emozioni, riuscire ecco, a essere indifferenti di fronte a sentimenti troppo profondi che non vadano a intaccare qualche cosa, un ricordo, e quindi ci si sente, può sembrare di essere più al sicuro, ma non è così, perlomeno non lo è quasi mai, penso, perché in certi casi il dolore, nel caso in cui è un vero e proprio lutto per certe situazioni,
Non dico niente, nel caso del libro non dico niente. Ma è sempre, però, parlando in generale, perché anche, ecco, che ne so, la fine, non è il caso della nostra protagonista, sì, però anche la fine di una storia può essere vista come un lutto, perché certo, comunque c'è la fine, esatto, di qualcosa. Stavo appunto per dire, ci sono dei dolori, dipende da dove derivano questi dolori, ma che sia un distacco, che sia una separazione, la separazione può essere per una morte, per una, certo, separazione, infatti, da un qualcuno. Anche la separazione, da quella che sono io oggi, a quella che sono io ieri, certo, no? Ci possono essere dei percorsi dolorosi che lasciano dei segni, delle cicatrici, e che vanno elaborati. Mm-mm. Bisogna affrontarli e guardarli in faccia, soltanto così possono essere affrontati e poi, si spera, superati. Sì. Se non si fa questo percorso, che è difficile, doloroso, ci vuole, come dicevo ieri, ci vuole forse più coraggio ad affrontarlo, infilarcisi dentro questo dolore, a lasciarsi travolgere proprio. E, la protagonista ha, Lisa in particolare, ha anche una, per rinforzare la sua corazza, lei non piange più da quando era bambina, proprio perché piangere è un'emozione troppo forte per lei, e quindi è riuscita a controllare anche questo. In apparenza è una donna fredda quasi, può apparire appunto priva di emozioni, in realtà è tutto dentro di lei, è tutt'altro che fredda, è una donna che si porta dentro un mare, un mondo di emozioni, però ben raccolte. Diciamo che un po' il messaggio di questo libro vuole essere un invito, prendo in prestito le tue parole, un invito a quelle persone a volte tormentate dal rimorso per aver, ecco, avuto certi comportamenti in particolari situazioni, a non essere sempre troppo severe con se stesse, un invito a imparare a guardare dentro il loro animo, a non temere di frugare tra i ricordi del loro vissuto per cercare le spiegazioni delle loro azioni. È un percorso difficile, appunto, come dicevamo, appunto, ma sì, necessario e indispensabile per arrivare alla comprensione e quindi eventualmente a perdonare se stesse. Esatto. E direi che in questa spiegazione c'è tutto. C'è tutto, perché non tutto quello che noi, quei sensi di colpa che possiamo esserci costruiti, quel rimorso, non sempre è una cosa che può essere dipesa da noi. Ci sono delle situazioni magari che ci hanno portato a comportarci in una certa maniera, però non è detto che siamo responsabili in tutto e per tutto, e quindi bisogna imparare ad affrontarlo per poter capire che cos'è che ha determinato una certa situazione, che ci ha portato a comportarci in una certa maniera, perché non sempre è una colpa nostra. Certo. Per cui, o magari ci prendiamo delle colpe che magari non sono nostre, che magari derivano ancora da più lontano, da un altro passato che non è nostro, dalle circostanze, da situazioni che non sono dipese da noi. Però noi... Io vorrei aggiungere una cosa a questo, che io condivido. Sicuramente, ecco, nella vita non sempre le cose dipendono da noi e quindi dobbiamo... Però noi siamo responsabili di noi stessi, certo, nel senso che dobbiamo avere la responsabilità comunque di farci carico questo delle nostre altro, scelte. Ma di queste sì, ma non di quelle degli altri. Certo. È questo che io volevo dire, sì, perché voglio dire, ci sono cose che, ma anche magari ci si può assumere le proprie responsabilità per cose, adesso non dico, chiaro che se una uccide una persona, tanto per dire, certo, è una colpa grave, non è che si può parliamo scusare di dolori tutto causati da eventi, ovviamente, ecco, però che... siccome non stiamo dicendo bene, non vorrei che passasse quel messaggio. Un messaggio che tutto quanto può essere scusato, ecco, assolutamente infatti. No, però ci sono delle situazioni che, andandole ad analizzare, possono essere, ci sono delle attenuanti in quello che può essere successo nel passato, per cui... Sì. È un messaggio sicuramente positivo e di speranza quello che tu vuoi lasciare con questo libro, perché il messaggio è questo: in qualsiasi situazione, la più dolorosa che ci possa accadere, c'è sempre un modo per uscirne fuori. Sì. Sta a noi appunto prendere le proprie ferite e cominciare insomma a leccarsele. Bisogna a cacciarcisi dentro proprio. Sì, attraversare appunto il dolore. Lasciarci travolgere, toccare il fondo per poi risalire. Anche perché poi non è detto che veramente da quel dolore si possa rinascere migliori.
O comunque imparare qualcosa in più dal proprio passato, in un certo senso. Sì. E migliorarsi anche. Sicuramente, cioè è una ricchezza in più che acquisiamo. Bisogna vederla in questo perché, modo. Sì, perché è un'esperienza che se la sappiamo affrontare nella giusta maniera ci arricchisce e ci permette poi di vedere le cose sotto un altro punto di vista, probabilmente più positivo, e probabilmente ci permette di non ripetere certe, non è questo il caso, però di, in generale di non ricommettere gli stessi errori. E questo bellissimo libro, 24 dicembre di Franza Brunetti, tra l'altro, è stato insomma premiato, è arrivato finalista sì. Tra i 19 finalisti, sì. 19 finalisti sì, del dell'importante premio letterario Casa Sanremo Writers del 2014. Sì. E com'è stato per te questo momento? Ah, questa è stata bellissima perché io ho partecipato per gioco. Sì. Navigavo su internet, mi è comparsa la pubblicità, diciamo così, insomma, di questo concorso letterario. Io in genere non ho mai partecipato a concorsi letterari e ho detto, ma perché no, proviamo. Stava per scadere dopo qualche giorno, dico, era una cosa veloce, si faceva tutto tramite computer, dovevo inviare il materiale, non dovevo fare cose strane. Ho deciso, ho partecipato, poi dico, ma... sono centinaia e centinaia, dopo 600, ho saputo che erano 600, sbaglio, circa 500, ecco, 600, sì sì, ho detto ma così, è un gioco, proviamo. E invece dopo un mese ho ricevuto la telefonata che ero tra i 19 finalisti, quindi sono andata a Sanremo, ho avuto la targa come finalista, è stato molto emozionante. Insomma, un bello, sì, una bella, sì, anche un bel perché momento non, d'orgoglio non per ci te, pensavo, immagino. Non me l'aspettavo e quindi, anche se... quando l'ho scritto, il mio bambino, perché sono dei figli, sono dei infatti. Figli, sì. Partoriti qui dalla testa proprio, oltre che dal cuore. E quindi sono stata contenta sia per il libro sia per me, insomma. Una bella soddisfazione, sì, che sì. Ti auguriamo di poter grazie, riprovare in futuro grazie. Con le prossime produzioni. Grazie. E ci lasciamo con questa bella soddisfazione di Franza Brunetti di essere arrivata tra i finalisti di Casa Sanremo Writers con 24 dicembre, che è il libro di cui stiamo parlando in questa settimana qui alle Cantine di Platone. Ne parleremo ancora domani, perché domani non è ancora finita qui, Franza Brunetti tornerà a parlarci delle sue produzioni, domani è l'ultima puntata della settimana. Adesso lascio a Dagmar Valentina il compito di concludere in musica e dopo vi leggerò un ultimo brano tratto appunto da questo libro. A domani con le Cantine di Platone e Fiorenza Brunetti. Oh, pirate, yes, the rope I sold out to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. What made strong by the end of the Almighty? Forward in this generation, triumphantly, want to help to sing the songs of freedom. 'Cause all I ever had is redemption song, redemption song. Era notte e io stavo dormendo quando il telefono squillò improvvisamente. Ogni tanto capitava. Era la redazione che mi chiamava per qualche servizio imprevisto, ma io non mi ero mai abituata a quella sveglia fuori programma. Quando accadeva, il cuore per qualche istante sembrava fermare i suoi battiti per poi ripartire a una velocità talmente accelerata che io dovevo esercitare tutto il controllo che potevo per riportarlo a un ritmo normale. La paura che la telefonata potesse riguardare Mattia, qualcosa che gli era capitato, non mi aveva mai lasciato nonostante il trascorrere degli anni. La telefonata improvvisa, nel cuore della notte, era la sola cosa che detestassi del mio lavoro. Risposi come sempre, con una certa ansia, pur sapendo che quasi sicuramente avrei udito la voce conosciuta di qualcuno della redazione. Non fu così. Lisa? Sì? Chi parla? Sono Daniele, un amico di Mattia.
Lo stomaco mi si contrasse al punto che ebbi la sensazione che il cuore mi fosse balzato in gola ostruendola, impedendo all'aria di arrivare ai polmoni. Non riuscii a dire una parola. «Lisa, ci sei?» «Non ci conosciamo». Deglutì come volessi ricacciare giù il cuore e poter finalmente trarre un respiro e parlare. «Sì, sono qui. Daniele? Ho capito. Mattia? È accaduto qualcosa a Mattia?» Non so come riuscissi a formulare quella domanda, ma era la sola che mi martellasse il cervello. Era la paura più grande che avevo sempre cercato di mantenere sedata e che a un tratto mi stava esplodendo dentro, annientando la mia innata razionalità.